tra un cartone animato e l'altro qui su Rai Gulp è arrivato il momento di un'altra puntatissima di Pausa Posta. Ebbene sì, si comincia con le vostre lettere. Oggi è venerdì, ne sono arrivate tantissime. Tra l'altro, Michele, ricordiamo che stanno arrivando tantissime lettere per Musicgate, sì. Ma secondo me tra un po' arriveranno tantissime lettere per le Winx. Mi sa che le Winx sia un fenomeno che naturalmente è esploso. E noi di Rai Gulp non potevamo non ospitarle sul nostro canale da dicembre qui. Esatto, dall'8 dicembre le troverete tutte quante le 6 Winx in splendida forma. Arrivano direttamente dal loro mondo magico e quindi aspettiamo anche lettere sulle Winx. Ecco, diciamo una curiosità, naturalmente Winx, cioè ali in inglese, storpiato, un po' trasformato per il cartone animato, diventa Winx con la X, che si pronuncia quasi uguale, si legge così, insomma. Se avete altre curiosità, mandatecele. raigulp@rai.it. E allora leggiamo. Cari Michi e Geo, vai e leggo io, giusto? Michi e Geo, 6 anni, frequento la seconda elementare, li guardo sempre e spero tanto che voi leggiate la mia letterina. Geo, sei bellissima, di cui abbiamo una diapositiva. Grazie. E Michi, sei simpaticissimo. I miei cartoni preferiti sono Martin Mister, Lupo Alberto e i Gladiatori, dove abbiamo un piccolo contributo filmato. Questa purtroppo è la puntata dei Gladiatori con la dissenteria. Seguo sempre Musicgate perché è un programma molto bello, ma ci fa piacere. Ho fatto un disegno per voi, spero che vi piaccia. Vorrei tanto che voi lo attaccaste al muro di Pausa Posta. Un saluto e bacio a Geo e a Michi. Devo dire che anche noi amiamo molto Musicgate. Non vediamo l'ora che arrivi domani, che è sabato, per poter vedere la puntata di Musicgate. Esatto, esatto. Allora, siamo io con dei capelli a punta, sì. Nel caso in cui cadessero degli oggetti li raccolgo, ci sei tu, sì. Anche con il cognome, sì. E poi c'è la nostra amica, sì, Manuela. Fantastico, Manuela. Ora lo attacchiamo subito Manuela, ti mandiamo un bacio grande. E mi raccomando, seguite il The Time che c'è tutti i giorni con Michele, che vi racconta tutto il dietro le quinte, il backstage di Musicgate. Però domani alle 18 su Rai Gulp c'è una nuova puntata di Musicgate. Attenzione perché pian piano ci stiamo avvicinando alle semifinali, quindi ragazzi, seguite le puntate. Cos'è? È partito il videogioco? Non lo è so. È partito il videogioco? Non lo so. Vabbè, Michele, attacca quella letterina, sennò non riusciamo più. Cari amici di Rai Gulp, mi chiamo Renata. Vengo da Monte San Savino in provincia d'Arezzo. I miei cartoni preferiti sono Si Muove, Cuccioli. Ma sono delle pose, cosa fai? Vabbè. Capisci i videogiochi. Allora, soprattutto Antic mi piace. Michi, non mangiare troppi panini, altrimenti ti gonfi e rigonfi fino a riempire il mondo di panini. Oh! Questo è il mondo pieno di panini. Geo, sei bellissima, assomiglia ad una rosa rossa fresca appena sbocciata, addirittura, grazie. Proprio sbocciata appena non è, io ve lo dico che sfiorita, sto qui è un po' sfiorita. Ma più lo che altro ci deve aver camminato sopra qualche animale. Lo sapete da tanto che volevo scrivervi e finalmente ce l'ho fatta. Allora Michi, questo sei tu? Fantastico, guarda che capelli, sembro la torcia umana dei Fantastici 4. Ebbene sì, ma non solo, perché qui, Sedezian, siamo anche io e te, Pausa Posta, sì. Io però ho la lingua di fuori e la bava, Geo, avrei voglia di un panino, credo che sto secernendo bava. E io infatti dico, Michi, ricordati che devi stare una settimana senza panini. Ma guarda che bene che ha fatto il muro di Pausa Posta pieno e ripieno. Meraviglioso, veramente brava, è la prima volta, come hai scritto tu, che appunto riesci a scriverci, Renata, però continua a farlo perché sei stata bravissima. Un bacio, baci, baci. Ciao Rai Gulp, mi chiamo Cristina, vengo dall'Eritrea, che si trova in Africa. Che meraviglia. Chissà che tempo fa adesso, Ho 9 anni, abito Di solito lì è l'inverso, no? Quando è da noi inverno, lì fa caldo, dovrebbe. No, secondo me fa freddo anche lì. No, credo però che essendo più vicino all'equatore, sì, il sole è un po' più, dovrebbe fare un po' più caldo rispetto a qui, però quello è proprio l'emisfero, vabbè. Sì. Vai, risolviamo alla grande nei momenti di imbarazzo. Anche voi, se in classe che vi fanno una domanda e non sapete rispondere, partite con questo. Vai col balletto di Rai Gulp. E poi sul momento dell'onda uscite dallo studio. Comunque non è importanza perché lei viene dall'Eritrea, ma abita a Carnate, in provincia di Milano. I suoi cartoni preferiti sono... Ma scusa, tutta questa cosa e poi non stai in Eritrea? No. Ma dillo prima, no? Ma facciamo tutta questa cosa in Eritrea e poi non stai in Eritrea? Ma tu... Lei viene dall'Eritrea, c'è scritto vengo, non sto. Vabbè.
Allora, andiamo avanti, dai. Che sta finendo la puntata. I miei cartoni preferiti sono Code di Lyoko, Martin Mistero, Scuola di Vampiri. Invece quelli di mio fratello Emanuele sono L'Uomo Invisibile, Code di Lyoko, La Stravagante Famiglia Otto. Facciamo vedere il disegno. Dice che ha guarda Rai Group, lo guardo da 4 anni. Come hai fatto che esiste da 2? Non ha importanza, noi siamo felici. E finiamo con un altro. Qua ci sono tutti quanti i personaggi di Posa Posta. E finiamo con il videogioco di Posa Posta, che presto si potrà scaricare sul sito di Rai Group. Vai!